Licia Colò, protagonista di uno degli appuntamenti che si sono svolti nell'ambito degli incontri con gli autori promossi dai premi internazionali Flaiano. La nota conduttrice televisiva ha presentato il suo ultimo libro, Il pianeta, istruzioni per l'uso, pubblicato da Editore Solferino. La divulgatrice, scrittrice, viaggiatrice, cittadina del mondo per eccellenza, da molti anni in prima linea nelle battaglie per la tutela dell'ambiente e degli animali, vincitrice del premio Flaiano 2020 per il migliore programma televisivo culturale Eden, un pianeta da salvare, è stata intervistata da Romina Remigio. Ha affrontato diversi temi, dalla salvaguardia dell'ambiente alla pandemia da Covid-19. Ciocolò ci propone un particolare viaggio attorno al mondo cercando di accendere i riflettori ancora una volta sulle bellezze e le fragilità, ma soprattutto sulle conseguenze di alcuni nostri comportamenti, dei quali magari non siamo nemmeno consapevoli. Questo titolo, Licia, è una provocazione? Come è nato questo libro? Come dici tu, vuole essere anche una provocazione, perché alla fin fine io credo che siamo ancora nei confronti del pianeta come dei bambini. Abbiamo bisogno delle istruzioni. In quanto se tu dai un oggetto a un bambino, non sa come utilizzarlo e quindi è molto facile che magari sbagliando lo rompa o non gli dia il giusto valore. E quindi dobbiamo insegnare ai nostri figli, attento, se questo è un bicchiere di cristallo non puoi farlo cadere per terra, devi avere rispetto per le cose. Insomma, dobbiamo insegnare davvero molto. E noi purtroppo siamo ancora come i bambini, siamo agli inizi. Pensiamo che abbiamo diritto a tutto, vogliamo usare tutto, e invece le risorse non sono infinite. Tu lo sai benissimo perché nei tuoi viaggi hai raccontato delle realtà molto lontane da noi. La natura, tu dici, tu scrivi, è una grande maestra di vita, ma noi non abbiamo ancora imparato ad ascoltarla. Quanto è preziosa e non scontata la natura che ci circonda? Guarda, io credo che in questo momento difficilissimo per tutta l'umanità molti se ne siano resi conto. Parlavo adesso con degli amici che vivono in centro, in un appartamento, e hanno deciso dopo tutta una vita di cercare una casetta magari un po' più piccola ma con un giardino. Cioè noi abbiamo bisogno di natura, abbiamo bisogno di respirare. Non ce ne rendiamo conto quando ce l'abbiamo dietro l'angolo, ma quando ci viene tolta è come se ce ne rendiamo conto.